Insurrezione è una parola bellissima, viene da insorgere, che vuol dire mettersi in gioco, scendere in campo per difendere le proprie idee, i propri valori, ma non facendolo da soli, vuol dire mettere in atto un moto collettivo di ribellione contro qualcosa che riteniamo non tollerabile, che riteniamo ingiusto, disobbedendo e provando a ribaltare l'ordine delle cose. Anche se storicamente insurrezione indica una ribellione violenta, oggi ci sono molti modi per insorgere. Gli insorgenti oggi sono coloro che armano le navi e pattugliano il Mediterraneo per salvare le vite dei migranti, non preoccupandosi del fatto che verranno denunciati, spesso processati. Oggi gli insorgenti sono coloro che organizzano nelle periferie delle città o nei piccoli centri i banchi di mutuo soccorso, ribellandosi all'individualismo e costruiscono reti di solidarietà, raccolgono cibo, raccolgono risorse e mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare chi è solo, chi è povero, chi ha bisogno di aiuto. Gli insorgenti oggi sono anche quei ragazzi, quelle ragazze che non si bevono la retorica green dei governi, delle imprese e che inventano modi nuovi per ribellarsi, provocatori come imbrattare i monumenti e non si preoccupano del fatto che verranno additati come pericolosi criminali, perché sanno che i criminali sono coloro che non fanno nulla contro i cambiamenti climatici e continuano a bruciare petrolio, gas e carbone. Insurrezione oggi vuol dire lavorare in terra, in mare, in rete, nelle piazze, per cambiare quelle politiche sociali, migratorie, ambientali che fanno gli interessi di pochi e violano i diritti di molti, che poi vuol dire lottare per la liberazione contro lo sfruttamento sugli esseri umani e sull'ambiente. E allora buona liberazione a tutti e a tutte e continuiamo ad insorgere ovunque.